Questa volta il nostro cammino ci guida fin sul fondo del mare per mostrarci un soggetto molto insolito. La sirena ha due code. Lo scorso autunno ne scoprì una proprio alla Sacra di San Michele. Se siete dei curiosi, seguitemi in questo video. Con amici il 7 ottobre 2017 ci siamo diretti all'ingresso della Sacra. Una volta giunti allo scalone dei morti abbiamo cominciato a guardarci attorno, cercando di immaginare una schiera di scheletri di monaci intenti a fissarci dalle loro nicchie. Parliamoci chiaro, il percorso è sempre lo stesso, ma lo si rifarebbe all'infinito, soprattutto per il portale dello zodiaco, così chiamato perché a destra sono scolpiti tutti i 12 segni zodiacali e a sinistra tutte le costellazioni australi e boreali. Ad un certo punto un gruppo di persone vestite di tutto punto, giacca e cravatta, sembravano in trasferta di lavoro, sono spuntate dallo scalone e hanno cominciato a prestare attenzione ai capitelli del portale. In realtà ho capito solo più tardi che si trattava dell'Associazione Templari Cattolici d'Italia, un ordine tradizionalista riconosciuto dal diritto canonico che si dichiara impegnato nella promozione delle vocazioni cattoliche, ma all'inizio mi sembravano solo degli ospiti d'eccezione senza nome. Ad un certo punto uno di loro dà una gomitata d'intesa a un altro e indicandogli un capitello decorato con tre sirene a due code fa: «Quello è un baffumetto, hai visto?» Aveva negli occhi i modi compiaciuti del criminologo. Guardate tutti, questo è il baffometto. E vabbè, sono templari, vedono il baffometto un po' ovunque. Ma non è la prima volta che qualcuno in un decoro crede di vedere l'idolo pagano adorato dal più celebre ordine cavalleresco. Cerchiamo innanzitutto di fare un po' di chiarezza. Ecco, confrontiamo un generico baffometto, cioè un demone alato ermafrodito, con la nostra sirena. Nella maggior parte dei casi il baffometto è semplicemente un demone alato, barbuto, con seni e stop. Infatti la datazione di queste rappresentazioni è abbastanza recente, comunque successiva allo scioglimento dei Cavalieri Templari. E comunque buona parte di esse, disegnate come baffometti, sono frutto di scoperte o speculazioni risalenti al 700 o all'800. Tolto il dente, veniamo a noi. Che cosa sono le sirene innanzitutto? Cerchiamo di fare un po' di ordine. Vi leggo un testo direttamente tratto da Dei e Miti di Corrado D'Alesio. Nella mitologia greca le sirene sono ninfe del mare, non si sa se figlie del fiume Acheloe e della musa Calliope o di Melpomene, oppure di Forci e di Ceto, simbolo dei pericoli e delle insidie che si nascondono nel mare anche quando è in bonaccia. La loro principale occupazione era quella di ammaliare i naviganti con la loro melodiosissima voce e, una volta avvicinati, annegarli o divorarli. Il loro aspetto era diversissimo dai canoni attuali. Avevano la testa di donna, ali e corpo di uccello e abitavano, secondo Esiodo, sulla costa occidentale dell'Italia meridionale, secondo altri, nella penisoletta di Sorrento presso lo stretto di Messina. La più celebre di esse è Partenope, che diede il nome all'odierna Napoli. Altre erano Ligea, Molpe, Aglaufeme, Leucadia. Secondo la leggenda, alle sirene era stato predetto che sarebbero vissute fino a quando con il loro canto fossero state capaci di trattenere i naviganti. Ma fallirono una prima volta quando non riuscirono ad incantare gli argonauti, perché Orfeo le superò nel canto e furono esse a rimanere ammaliate. E la seconda quando tentarono di fermare Ulisse. Disperate, si precipitarono in mare, ove furono tramutate in rupi. L'iconografia delle sirene è assai presente nell'arte pagana e in quella cristiana medievale fino al XII secolo. Nel tempo le rappresentazioni di queste creature mitologiche si sono diversificate, con il passaggio dalle sirene metà donna metà uccello a quello della donna pesce. Durante il Medioevo la figura della sirena è presente nei bestiari come titolo di doppiezza, vanità, inganno. Non a caso ha fra le mani uno specchio. Tuttavia, nei decori architettonici, la sirena ha un carattere ornamentale scarsamente simbolico, eccezion fatta forse per la sirena a due code, figura molto utilizzata dagli scultori romanici e che in virtù della sua doppiezza e dell'impudica posizione delle sue code significa tentazione che ammalia e conduce alla perdizione. In realtà la parte a sinistra del portale dello zodiaco, salendo appunto le scale, è decorata con simboli che invitano alla meditazione sul peccato che impedisce l'ascesa al monte e scatena la collera divina, per cui la sirena bicaudata, in questo caso il capitello reca tre tritoni, rappresenterebbe un monito a ripudiare i vizi della carne. E per finire, all'interno della chiesa della Sacra di San Michele, fra le importanti opere pittoriche troviamo nella zona absidale un affresco con un San Cristoforo intento a guardare il fiume con il Cristo sulle spalle.
ma se si fa attenzione, sott'acqua è possibile scorgere alcuni pesci, fra cui una sogliola e la nostra sirena a due code. Un ulteriore monito? Chissà! Se ci pensate, questa leggendaria creatura è radicata nella cultura popolare in modo davvero sorprendente, voi per leggende, fiabe ed opere d'arte che negli ultimi secoli la associano in modo convenzionale ad uno stereotipo di bellezza femminile con capelli lunghissimi e una coda di pesce al posto delle gambe. Si tratta di una creatura ambigua, simbolo di fascino e persuasione, capace di innamorarsi e compiere miracoli. Per molte culture è una creatura benevola, secondo altre è terribilmente ostile o foriera di sventure. Riferendoci alle decorazioni zoomorfe, fitomorfe e antropomorfe sugli edifici di Torino, se vogliamo andare alla ricerca di qualche sirena degna di nota, non possiamo far altro che dirigerci in quattro posti. Dentro la fontana trova posto una scultura in marmo raffigurante una sirena a due code mentre sputa uno zampillo. Al centro dei giardini troviamo la Fontana delle Nereide e Tritoni, o Fontana dei Tritoni, costituita da un gruppo statuario raffigurante una Nereide circondata da tritoni e da tutta una serie di altre creature metà umane e metà pesce. È stata realizzata dallo scultore Simone Martinez tra il 1765 e il 1768. In realtà le Nereidi, che molti confondono con le Naiadi, non sono proprio delle sirene, bensì ninfe marine spesso rappresentate a cavallo di un ippocampo o di una pistrice. In giro per l'Italia troviamo tante altre Nereidi, ad esempio nella Fontana dei Tritoni di Piazza Vittorio Veneto a Trieste, nella Fontana del Nettuno, detta anche del Biancone, situata in Piazza della Signoria a Firenze, oppure nell'immensa Fontana Pretoria in Piazza Pretoria a Palermo. La Nereide dei Giardini Reali ha l'aspetto in effetti di una sirena a due code. Due sirene a due code alate sono collocate ai lati del terrazzo di Villa Scintilla in strada comunale di Mirafiori 78. Si tratta di un edificio signorile risalente al XIX secolo. Ai lati di questo portoncino vi sono un paio di sirene bicaudate intente a sorreggere, ma per finta, un frontone che racchiude motivi floreali, probabilmente un gruppo di alghe fluttuanti. Prima di commentare queste sculture vorrei ricordare, come detto prima, che l'iconografia della sirena, così come ci è giunta dal Medioevo, è frutto di una progressiva trasformazione nell'immaginario collettivo, probabilmente dovuta alla convergenza di miti provenienti da popolazioni molto distanti fra loro. Nei decori architettonici, la sirena a due code, simbolo di doppiezza e falsità, in ragione del suo aspetto e della posizione lasciva delle due code, è stata a lungo utilizzata per mettere in guardia contro la tentazione della carne, o molto più probabilmente come simbolo apotropaico. Adesso è simbolo invece della catena statunitense di caffetterie Starbucks. Pur essendo una sirena a due code, la sirena di Villa della Regina ha un carattere puramente ornamentale, anche se il nudo è esplicito. L'idea di utilizzarla in una fontana è diffusissima. Ma basti pensare per esempio alla monumentale Fontana del Nettuno a Bologna, alla Fontana di Sant'Andrea ad Amalfi, alla Fontana della Sirena a Carrara, tutte con statue di sirene a due code che zampillano lì silenziose. Se invece ci spingiamo lungo via Nizza, fin quasi all'angolo con Corso Maroncelli, il numero 378 di un palazzo un po' strano, dallo stile eclettico, non facilmente decifrabile, un po' eterogeneo anche per via del quarto piano che a tutti gli effetti sembra frutto di una sopraelevazione, ci sono due sirene a due code molto diverse da quella della Vasca della Sirena. Prima di tutto le code non sono divaricate, bensì attorcigliate, e in mezzo alle gambe c'è una foglia di acanto. L'impiego di questo ornamento risale all'antica Grecia, lo troviamo come il prezzemolo su capitelli, bassorilievi, eccetera, e percorre numerose epoche fino ai nostri giorni. È simbolo di verginità, e il motivo della sua collocazione si commenta un po' da sé. Arrivederci al prossimo video!